Amici di motorsport.com, ciao a tutti, siamo al nostro consueto appuntamento del sabato, un sabato che ci propone un weekend di gare veramente molto interessanti, perché oltre al Gran Premio di Monaco vivremo domani sera la 500 miglia di Indianapolis e ci sarà anche il Gran Premio di MotoGP, Gran Premio d'Italia. Quindi ci troviamo in una situazione dove c'è grande curiosità e attenzione. Intanto un caro saluto Antonio, ben ritrovato. So che stasera, domani, sarai doge in una zona di Venezia in attesa di muoverti per la Spagna. Quindi ogni volta Sì, ti trovi esatto. No. in una situazione diversa. No, sarò già in Spagna stasera, sarò già in Spagna, quindi Fantastico. tutto bene, tutto bene, tutto bene. Ora. E devo dire che guardare ieri le Formula 1 di quest'anno sulla pista dove ho visto 15 giorni fa le Formula 1 di un tempo. E sembra di vedere, una volta c'erano le corse dei camion, no? Dove, che occupavano tutta la pista e facevano. Vedere queste macchine così grandi. Prendiamo dei dati, cioè chi ricorda Jim Clark ricorda che era stato battezzato Jim 25 perché la Lotus 25 è quella con la quale aveva vinto il primo mondiale. Ecco, era un mito Jim Clark, le gare erano magnifiche. La Lotus 25 aveva 204 cavalli, le macchine di oggi ne hanno 1000, pesava 450 kg e quelle di oggi ne pesano 1000 anche loro, perché gli metti anche il pieno. Ed era larga, aveva la carreggiata anteriore di 1,33 m e quella posteriore di 1,35 m, mentre oggi hanno le carreggiate di 2 metri. Cioè, eppure non è che il mito di Clark o la bellezza delle gare di allora fosse inferiore a quella di oggi. Quindi questo gigantismo, che è certamente straordinario dal punto di vista del talento che dimostrano i piloti, però sembra in certi casi davvero una sprone con quello che è la misura del talento non solo di chi guida, ma anche di chi fa le automobili. Quindi allora i 450 kg erano una performance superiore al fatto che adesso non si raggiunge il peso minimo e le gare erano comunque delle gare straordinarie. Quindi fa comunque impressione, anche se devo dire ieri, vedere con quanto impegno e determinazione hanno continuato a fare sostanzialmente delle simulazioni di qualifica, perché non mi sembra che Monte Carlo sia una pista dove cerchi il passo gara, ti metti lì dove sei e stai, anche se sei davanti, governi e tanto non c'è neanche la possibilità di superarsi per la dimensione delle macchine, che farne passare due insieme è difficile. E quindi credo che veramente la grande emozione l'avremo oggi pomeriggio con un Leclerc che pensavo domenica scorsa che Verstappen è stato graziato in tutto domenica scorsa. Sono riusciti a raffreddargli la benzina fino all'ultimo momento, è riuscito a entrare. Non ha fatto la prova di partenza, non gli funzionava Il DRS. il DRS, è andato fuori e ha lottato come un disperato dietro Russell. Appiccicato, quindi ti puoi immaginare le temperature, le gomme, eccetera, eccetera, e ha vinto. Speriamo, da quello che abbiamo potuto vedere ieri, toccando ferro, legno, tutto quello che vogliamo, che questa forza del destino che ha fatto vincere Verstappen domenica scorsa, perché proprio il destino voleva che lui vincesse, gli è successo tutto perché lui vincesse. Si ripeta invece in una direzione diversa per qualcuno che a Monte Carlo il destino non gli ha mai regalato niente e devo dire che da quello che ha fatto ieri Leclerc, le evidenze sono che quel posto là è il suo, poi le corse sono le corse, però
Non so cosa pensi tu di questa mia elucubrazione. Io condivido il pensiero, ma temo che i signori della Red Bull si siano un po' nascosti. Il fatto che il signor Sergio Perez sia terzo davanti a Verstappen per me la dice lunga che non ce l'hanno raccontata tutta. E le voci che sono venute fuori ieri sera era che abbiano sbagliato la direzione con cui hanno fatto l'assetto a Max Verstappen, per cui soffriva tantissimo sottosterzo sia al tornante dell'Oeufs sia alla Raskas, che sono poi i punti dove bisogna poter uscire in modo agevole, e quindi non è per mettere paura ai tifosi ferraristi, ma attenzione, i tre decimi che poi se li dobbiamo misurare su una pista normale sarebbero stati almeno mezzo secondo di più, è corta. Mi sembra giusto valutare che si ridurranno. Ci sarà, secondo me, una spina nel fianco ancora con Verstappen a rompere le scatole, però vedo una Ferrari molto, molto decisa. Quello che mi è piaciuto è stato non solo la capacità di Leclerc di confermarsi davanti e quindi dare continuità a questa Ferrari competitiva, ma la capacità mentale di Carlos Sainz di saper reagire a un weekend veramente disastroso. Quello spagnolo lo hanno bombardato al di là di ogni situazione, mi sembra che si sia anche esagerato, non considerandolo pilota degno di Ferrari, io questo non lo penso minimamente, e la risposta l'ha data ieri, facendoci vedere che è arrivato a 44 millesimi dal principino di Monte Carlo. Quindi devo dire una prova di solidità mentale, solidità, che è secondo me molto importante anche per la squadra, perché Binotto deve saper di poter far conto su due punte per mettere in difficoltà Verstappen, se no sarà un mondiale molto difficile non solo da combattere ma da mantenere aperto. Assolutamente vero, e devo dire che un Sainz, che uno che ha patito una serie di incidenti in questa stagione e di imprevisti così lunga, riuscire a rimanere concentrato, a non fare nessun errore, a essere di fatto attaccato a Leclerc, con lì però anche qui a proposito della forza del destino, è arrivato appiccicato, non è riuscito ad arrivargli davanti, perché in realtà avrebbe dovuto succedere l'inverso, cioè quello che è successo tra Perez e Verstappen avrebbe dovuto succedere anche tra Sainz e Leclerc. Sarebbe stato bello se Sainz ieri sera fosse andato a dormire con la sensazione di dire: ah, sono stato il più bravo. Però insomma non è la stessa cosa, e devo dire auguriamoci che questa iniezione di fiducia prosegua. Non è la stessa cosa sia sul fronte di Hamilton, che allora dice non ha mai trovato il giro buono, d'accordo, però i campioni il giro buono lo trovano sempre, perché lui non se l'è cercato il giro buono? Poi sarà anche lì la forza del destino che non l'ha voluto fargli trovare il giro buono, però questo Hamilton che si ritrova dopo i 10, è strano, cioè bisognerebbe capire cosa c'è nella sua testa, mentre possiamo capire molto bene cosa c'è nella testa di Ricciardo, poverino, che ormai è vittima, devo dire, dei tre, diciamo così, tra virgolette, del grande rispetto del loro talento, sconfitti di questa prima parte di stagione: Sainz, Hamilton e Ricciardo. Certamente Ricciardo è quello che sta soffrendo di più. Poi quell'incartonata di ieri, subito va fuori, bam, sbatte. Lì c'è una ragione, Antonio, perché Zak Brown ha cominciato a parlare di mercato, sebbene abbia due piloti che sono già confermati, solo che Daniel costa 18 milioni di ingaggio, una cifra enorme
nel momento in cui si parla di budget cap, contenimento dei costi, una cifra che è sbilanciata rispetto ai risultati che Daniel sta ottenendo. Quindi, che a Monte Carlo, dove iniziano le trattative di mercato, tu lo sai meglio di chiunque altro, il responsabile della squadra, mentre il team principal tace, Seidel sta zitto, comincia a parlare Zach Brown, secondo me lì c'è una pressione aggiuntiva che certamente contribuisce a portarti ad andare a guidare oltre, certo, quello che è il limite della macchina, perché come l'ha persa, era il primo giro lanciato, esatto, testimonia che evidentemente vuole far vedere che cosa è in grado di fare. E fra l'altro l'australiano è uno che a Monte Carlo è sempre andato molto forte, mettendo in ha vinto una volta e mezzo, perché ne avrebbe vinte due. Esattamente, mettendo in difficoltà sempre il compagno di squadra in quella situazione. Quindi vederlo in particolare momento difficile è veramente un po' strano. Sì. Mentre... Però io volevo tornare su Lewis Hamilton. Mi piace l'analisi che stai facendo, perché da una parte c'erano tutti Peana, è tornata la Mercedes, è la macchina competitiva, ti ricordi che può vincere, può tornare a vincere. Io continuavo a mantenere dei dubbi, perché analizzando Barcellona, il distacco erano 32 secondi di Russell, avendo già tolto i 10 secondi di margine che aveva conquistato in pista Leclerc, perché se Leclerc finiva la gara erano i soliti 40 e passa secondi, se non addirittura di più. Però anche regalando, visto che chi non arriva non può campare scuse, parliamo dei 32 secondi, ma erano 7 decimi al giro. Quindi parlare di una macchina che può vincere con un gap ancora di 7 decimi, che scopriamo essere di mezzo secondo a Monte Carlo, e qui torna fuori il discorso che abbiamo già fatto per la Red Bull, io credo che sta macchina, siccome riesce a far riapparire il porpoising laddove non dovrebbe esserci, ha qualcosa di sbagliato. E vedo un Lewis, tu l'hai detto bene, un campione il giro se lo trova, tu esci con le gomme nuove, provi a fare un tempo, traffico, fai raffreddare le gomme, fai un altro giro, traffico. Poi la terza volta lo cerchi con insistenza, che non è il modo con cui lo prepari. E alla terza volta ti viene da dire che addirittura ti incazzi, perché e succede che poi non va mai niente bene. Per cui è entrato in quella dinamica che è pericolosissima per un pilota, perché poi dopo comincia a mettere in dubbio non le mancanze della macchina, ma le qualità di te stesso. Sì, diciamo... la voglia di fare l'impossibile, perché lo scorso anno Hamilton ha fatto l'impossibile, porta l'anno poi a commettere errori più grandi. Ah beh, se ti passa la voglia di tentare l'impossibile, abbiamo davanti a noi, davanti agli occhi, quella che è stata la dinamica, dobbiamo dirlo purtroppo ormai, perché sembra che si stia veramente avviando al ritiro, la dinamica della carriera di Sebastian Vettel, che anche se ieri alla fine è riuscito a stare nei 10, devo dire se Stroll, che è completamente Stroll ha avuto degli anni in cui sorprendeva positivamente, nel senso di dire guarda come, mi spiace usare questa espressione, perché ha saputo reggere molto bene alla difficoltà di essere un figlio di papà, ma come il figlio di papà va forte, adesso sembra quasi che non abbia più voglia, o meglio fa, ma. Mi concedi una riflessione su Stroll, Antonio? E questo un pelino rivaluta quello che sta facendo Sebastian Vettel. Tu immaginati che tu hai iniziato una stagione con una macchinaccia, che è
la Aston Martin AMR 22 a doppio fondo. Poi dicono la macchina è sbagliata, adesso la cambiamo e ti danno una mezza Red Bull, ok? Come concetto, che aerodinamicamente lavora in un modo completamente diverso. Tu ti sei abituato per 6 gare a guidare il carciofone verde e all'improvviso ti mettono a disposizione una macchina che forse è meglio, ma devi cominciare a capire. E secondo me loro a Barcellona erano come se fossero i test invernali, nel senso che hanno dovuto azzerare i dati, ricominciare da capo, e probabilmente la pista di Monte Carlo, quella del Principato, non è l'ideale per chi si deve adattare a una macchina che è stata completamente cambiata. Gli do questa attenuante che secondo me è credibile. Sì, in questo senso onore al merito, perché Vettel comunque ha dimostrato ieri, vediamo oggi cosa fa, ha dimostrato di riuscire a stare nei 10, cosa che non è riuscito a fare Stroll. Però anche Vettel ha sofferto questo periodo di incertezza in se stesso. Sembrava che Hamilton lo avesse superato, adesso non si può arrivare a delle conclusioni per quello che è successo ieri, ma certamente sentirmi dire che non ha trovato il giro pulito, non, un grande campione è una cosa che non ho mai considerato che potesse essere una cosa da dire, perché il grande campione il giro lo trova, lo troverà oggi sicuramente, vedremo, però c'erano due fanta situazioni, una la Mercedes vincente, l'altra l'Alfa Romeo con Bottas che potesse aspirare a posizioni di vertice. Purtroppo non ho capito, devo dire onestamente, cosa sia capitato a Bottas, anzi spiegamelo tu. Ennesimo ma è stato problema di motore nella parte ibrida per Bottas, che ha dovuto… La prima, sì. Ma è la seconda? La seconda, povero, deve prenderci la mano, perché gli altri andavano come dei cannoni, avendo già capito gomme dure, gomme medie, lui è dovuto arrivare e andare con le rosse praticamente subito. Io il giudizio su Valtteri lo sospenderei a oggi, perché vedrai che poi quando mette le cose a posto sarà capace di tirare fuori un giro dove mette la macchina alla Valtteri Bottas, e siccome lui nel giro secco è un signor pilota, lo andiamo poi a valutare domani. No, io quello che ti volevo lanciare è una provocazione, perché Roberto Kinkero ha scritto un pezzo di mercato molto interessante tornando al mondo Aston Martin, e si è parlato di un Fernando Alonso non contento dell'Alpine, che sarebbe disposto a aprire la porta a Piastri, questo giovane che si merita di avere un volante in Formula 1, però la prima scelta di Aston Martin sarebbe Mick Schumacher, perché è un tedesco, perché l'Aston Martin ha bisogno di numeri nel prodotto di serie e il mercato tedesco li interessa in modo particolare, quindi tutta una serie di sequenze logiche legate al marketing, al colore del passaporto. Poi però a me è venuto un dubbio e ti faccio una domanda. Ma non è che papà Stroll ha battezzato Mick Schumacher meno forte del figlio Lance, e quindi per rivalutare Lance prende un giovane per massacrarlo? Oddio, mi sembra che questa avventura Aston Martin sia così complicata che se arrivi anche a fare questo genere di ragionamenti non vieni fuori più. Io sono stato sorpreso anch'io di leggere questo. Tra l'altro, il discorso del marketing funziona quando uno lo prendi e brilla, ma se lo prendi ed è in mezzo al mucchio, vale fino a un certo punto. Ho anche pensato, essendo arrivato Amedeo Felisa come CEO di Aston Martin, e Amedeo ha vissuto
tutta la carriera di Michael, ha conosciuto, abbiamo visto Mick bambini, io ho visto Mick non in fasce, perché non ti facciano più i bambini, ma piccolissimo, quindi nei pannoloni. È lo stesso, pannoloni, esatto. E quindi non escludo che ci possa essere anche un supporto che viene anche dall'affetto che può avere Felisa per questo ragazzo, che ha dato degli sprazzi buoni, anche se poi non riesce ad arrivare ad essere credibile, però vediamo che sono, è come Magnus nel partito che sembrava che dovesse diventare campione del mondo, poi un anno fa e cento ne pensa, come succedeva purtroppo anche in passato, cioè Magnus, ho l'impressione che si autocarichi e finisca con l'andare fuori giri. Mick, per cercare di imitarlo, ha dimostrato di essere forte, però che possa essere il candidato a un sedile che, di un campione del mondo, che di una marca che comunque ha delle ambizioni di crescita, anche perché non dimentichiamolo, questo discorso poi lo prenderemo al momento giusto, ma anche perché l'Aston Martin è sicuramente una delle bandiere di Aramco per l'introduzione dell'e-fuel, per valorizzare quella che è il futuro dei carburanti liquidi per i motori endotermici, non credo che possano sbagliare. Vedrei così a senso più interessante per loro in questa fase un Alonso che, quantomeno rispetto a Vettel, che è andato con le orecchie basse sperando di ritrovarsi, ma non ci ha neanche molto provato, almeno Alonso è tornato con le orecchie dritte e adesso è solo incattivito dal fatto che un po' le cose che gli sono capitate, un po' non può pretendere molto di più dall'Alpine, stanno facendo un bel lavoro, più che altro sono anche l'unico motore ce l'hanno loro, non hanno una squadra di supporto e così via, però se ha questa ambizione, forse Alonso per due anni in Aston Martin potrebbe fare quel lavoro di eroismo del campione che vuole comunque uscire con orgoglio, che un giovane ancora troppo acerbo, perché la stagione scorsa di Mick non ha nessun significato, facevano una gara tra loro, lui e Mazepin là in fondo, eccetera. Quindi il primo anno è questo qui, visto che deve ancora imparare, perché il giorno che stava portando a casa i punti, poi è riuscito a fare un errore che non doveva fare, non avrebbe dovuto fare, è quello il punto, perché un pilota solido è un pilota che non solo porta i risultati, ma evita di perderli, e questo non gli è ancora capitato, ma va forte, e questa è una buona cosa, quindi vedremo. Certo, il mercato è un mercato che appena si libera un sedile frigge, questo in realtà non da poco. Poi mi viene da ridere a pensare, Franco, che ci possiamo trovare come nel 2005 a Indianapolis, nelle ultime tre gare, con due o tre team di serie C che corrono e tutti gli altri non hanno i soldi perché il budget cap è finito. Ecco, no. Questo me li vedo ad Abu Dhabi che partono sei macchine. Ti faccio un'altra domanda provocatoria. Perché? E qui torniamo a bomba sulla situazione Alpine. Alpine è un marchio ufficiale, fa parte del gruppo Renault, quindi la sua ambizione dovrebbe essere Rossi, il CEO ha detto abbiamo una curva per arrivare a vincere il mondiale che è quella del 2025, prima che cambino le regole. Vero, concediamoglielo, però intanto devi fare i passettini a crescere, no? Cioè, sì. Hai vinto una gara l'anno scorso, dovresti fare meglio quest'anno, e non sembra che abbiano interpretato nel modo migliore le macchine a effetto suolo. Allora la mia domanda è questa: sono quelli dell'Alpine i capi popolo della rivolta anti aumento per l'aumento dell'inflazione?
7% in Europa, 8% nel Regno Unito. Quindi una differenza sui 140 milioni, ballano 10 milioni, che sono tanti soldi. La domanda che mi faccio io è, d'accordo, a Inville, all'Alfa Romeo, piuttosto che alla Haas, per non dire della Williams, di 10 milioni in più non saprebbero dove tirarli fuori. Ma, scusami, un costruttore di macchine come l'Alpine può fare il capopopolo al ribasso? Che partita stanno giocando? Se vogliamo escludere l'ipotesi che i grandi team non possano fare le ultime gare, abbiamo la risposta. Diventerebbero il re dei topi, cioè gli ultimi, e loro sarebbero i primi degli ultimi. Ma questa la dico come buttade. No, e non c'è molta base in questo, non è molto razionale. E sapendo la visione e la lucidità di De Meo, è strano che abbiano questa posizione, che nella situazione nella quale si trovano alla fine è autolesionista, quindi c'è l'ambizione, per cui bloccare sopra, allora. Ma infatti vuol dire che allora quel progetto di 5 anni è bla bla e non è sostanza, perché dovresti correre per ambire a migliorare quello che è la deriva, no? Della curva, non necessariamente anno per anno, ma dare un orientamento. Se tu provi a bloccare sopra, che non possono crescere, soprattutto c'è. Blocchi, per fare un nome, l'Aston Martin, che i 10 milioni li investerebbe sicuramente per crescere, ecco che cominciamo a vedere delle linee di lettura che sono diverse. Sei d'accordo? È così, sono d'accordo. Questa è una guerriglia che è partita, e allora c'è chi spara forte, e lo è tipicamente la Red Bull, chi sta su posizioni di retroguardia, probabilmente si sta cercando di trovare un punto d'incontro. Il fatto che un costruttore si metta a dare peso al gruppo di chi fa fatica è una variabile in attesa. Bisogna vedere poi anche quanto è reale o quanto non è un ballon d'essai, per capire come vanno le cose, perché poi in questo si trova sempre un compromesso. Ne abbiamo parlato la scorsa settimana, nel momento in cui si dicesse ok, quest'anno è così, ma non deve diventare una regola, il problema si risolverebbe, e credo che un po' l'impostazione dovrebbe essere questa. Poi dopo, per fare soldi ci sono tanti modi, basta vedere Bottas, che peraltro i suoi 50.000 euro o dollari gli ha dati in beneficenza, ne ha fatto però ci sono molti modi per raccogliere io so soldi. Dove stai andando a parare, però bisogna farlo capire a tutti i nostri amici che ci seguono, che probabilmente l'immagine del lato B di Valtteri non l'hanno vista e magari non la vogliono neanche vedere. Allora, c'è un magnifico corso d'acqua, dire un ruscello è poco, è un fiumicello molto bucolico, con un giovane nudo sdraiato alla soglia di una cascata, ed essendo un giovane anche atletico e anche un po' in carne, dall'acqua sporge una rotondità posteriore che si può immaginare cosa sia. La foto di questo giovane, che è un pilota finlandese che si chiama Valtteri Bottas, è diventata oggetto di mercato. Ne hanno tirate, quante ne hanno tirate? Non lo so. Il numero sinceramente non lo so, 5.000. Però il risultato ne hanno vendute portando a casa 50.000 credo dollari, ma insomma poco conta, che destinati alla beneficenza. La foto l'ha fatta la compagna di Bottas, quindi cioè, dal punto di vista… quello che a me diverte questa cosa,
ho letto, poi ho cercato il libro per ritrovarlo, che la moneta verrebbe dal popolo dei parti, che sono stati i primi a creare la dracma, che è arrivata dopo, quindi parliamo di secoli prima di Cristo. C'era la tradizione che le ragazze, per farsi la dote, si prostituissero e arrivassero al matrimonio con una dote sufficiente per sposarsi. Era una usanza. Il problema era che per farsi la dote ci voleva qualcosa che corrispondesse a una dote, non è che potevano fare i cambi, ti do un vaso, ti do un, poi si trovavano con 25 vasi, eccetera. E così sarebbe nata la moneta. Allora nasce la moneta, poi la moneta diventa patrimonio dell'umanità, nel senso che l'umanità trova un mezzo per dare valore alle cose e si vincola all'oro, per cui gli stati hanno vincolato la moneta all'oro, finché a un certo punto, liberi tutti, gli stati garantiscono la moneta e la stampano anche se non hanno l'oro che corrisponde. E tutto il nostro magnifico sistema economico si basava su questo. Parlo al passato perché poi si sono affiancate le blockchain e tutto il sistema dei bitcoin e di tutte le monete virtuali, per cui non solo non c'è più la garanzia di uno stato, ma tutto il sistema si basa sul fatto che io desidero una cosa, voglio questo pennarello, e per averlo, se è uno solo, lo pago con quello che ho. Se come solo questo lo vuoi anche tu, pur di averlo, me lo paghi di più. E il pennarello prende valore di un valore che non c'è, perché poi dietro non c'è nessuno che garantisce questo genere di moneta. E da lì arrivano gli NFT, arrivano tutte le cose virtuali che fanno sì che noi siamo arrivati, parlo adesso seriamente, ad avere l'ambizione di poter possedere o avere qualcosa che non può essere di tutti e magari comprarlo e rivenderlo, questo qualcosa che è totalmente virtuale, perché c'è qualcun altro che lo vuole anche lui e il numero è un numero limitato. E in questo meccanismo mentale che ci sta occupando, cioè la nostra esistenza, siamo diventati tutti, io non voglio dire vittime, ma quantomeno prigionieri dei social, del fatto che questo ha detto l'altro, vai a vedere in rete, eccetera, eccetera. Adesso diventiamo anche, abbiamo l'ambizione di avere qualcosa che gli altri non hanno. Quindi la fotografia di un giovane sdraiato in un torrente col suo posteriore visibile e che è anche un pilota che, bel gesto, vende queste foto per fare beneficenza, diventa un'ambizione. Vengono vendute le fotografie di Valtteri Bottas. Io pensavo e speravo che quando si dice che uno è fortunato, si dice che questa cosa gli portasse fortuna. Ieri non gli è andata bene. Vediamo. Ma è qualche venerdì che non gira la musica. Quindi c'è un altro personaggio, Antonio, di cui si sono un po' perse le tracce per l'età, perché non è più parte del giro direttamente, ma se ne è parlato tanto nei giorni scorsi e mi riferisco a Bernie Ecclestone. Vuoi raccontare tu la storia? Vedo che sorridi subito. Beh, pensare che Bernie Ecclestone abbia nella sua valigetta una pistola e si presenti tranquillamente in aeroporto per prendere un volo privato, per tornare dal Brasile in Europa, con una pistola, peraltro senza proiettili, e questo lo ha salvato, e che lui ha detto che arrivava da una casa. Però Ecclestone con la pistola, uno dice, ma l'avrà sempre avuta la pistola, perché Ecclestone è lui stesso, è stato lui stesso una pistola in tutta la sua vita, non aveva bisogno di armi per sparare, era capace di sparare anche senza avere la pistola.
poi lo hanno addirittura rischiato di essere messo in prigione, di essere arrestato, poi lo hanno lasciato partire e tutto si è sistemato. Cosa vuol dire questo? Ma io ricordo una volta a un controllo di proprio in Brasile, a un controllo che erano molto, dei controlli molto, molto seri, ero in fila dalla polizia dietro a Graham Hill, che aveva una valigetta 24 ore. Dicono: apre la valigetta. Graham Hill apre la valigetta e ha dentro 7-8 copie di Playboy. E in un paese, in un Brasile, che anche se per noi è un sogno dal punto di vista della, del carnevale, eccetera, però piuttosto puritano, questi lo hanno guardato come se portasse chissà cosa. E lui, chi ha conosciuto, chi sa o chi ricorda, ma siamo molto in pochi, chi, com'era Graham Hill, che era un burlone simpaticissimo, ha aperto il paginone e diceva: guardate, guardate, e faceva vedere le ragazze in mezzo a Playboy. Allora, devo dire che questa scena succede a Eccleston con la pistola, la situazione è un po' la stessa, ma questo dice che ci sono dei personaggi che possono passare sopra anche a quelle che sono le cose che a noi diventerebbero condanne e per loro diventano perdoni. Io non credo che ci sia niente di più dietro a questo episodio. Cosa credi tu? No, mi sorge il dubbio sospetto che un personaggio che, diciamo, è sempre stato un intoccabile, all'improvviso cominciano ad aprirgli i bagagli. Ecco, solo questo. Forse qualche anno fa sarebbe passato senza nemmeno il minimo controllo. Punto. Forse lì, qualche anno fa te li facevano aprire, adesso passano sotto le macchinette che vedono dentro cosa hai, capisci? Che chiunque sia, una pistola lo fermi, non è che fai finta di niente. No, assolutamente. No, credo che sia così. Sì, ed è giusto, ed è giusto che sia così. Va bene, caro Antonio, siamo arrivati in fondo a questa chiacchierata. Anche questa volta siamo arrivati in porto. Ti do appuntamento a sabato prossimo. Sono curioso di vederti dove sarai, magari ancora in Spagna, e avremo modo di commentare il Gran Premio di Monaco e tutto quello che intorno sarà successo. Magari, chissà, qualche attenzione alla 500 miglia di Indianapolis oppure al Gran Premio d'Italia al Mugello. Beh, di cose da vedere ce ne sono. Io spero di essere tonico perché mi attende una settimana di diete, di cose rigorose, di, ecco, quindi mi auguro di non arrivare troppo smunto. Io pensavo andare a mangiare paella, invece temo che non sarà possibile. Però ci vedremo sicuramente sabato. E allora buone qualifiche oggi e buon Gran Premio domani e buoni Gran Premio domani. Ciao a tutti. Ciao Antonio, buona serata. Un saluto a tutti gli amici che ci hanno seguito, anche questa volta.